Amici di Consoltrabi, benvenuti. Febbraio 2015 che vede protagonista Nintendo con il lancio del New 3DS XL e del New 3DS. Quello che abbiamo tra le mani è New 3DS XL dedicato a Zelda Majora's Mask. Dunque, Nintendo segue la tradizione di dedicare la sua nuova console portatile a uno dei suoi brand più famosi, che è appunto Zelda. La confezione è piuttosto piccola, contiene un manuale utente, una guida rapida di installazione e le carte della realtà aumentata. Non contiene il caricabatterie, purtroppo. Andiamo a vedere quella che a noi interessa, che è la console. Quello che ci incuriosisce è sicuramente la colorazione dorata. Vediamo un po' la scelta di Nintendo. È una colorazione dorata metallica, diversa dal 3DS XL dedicato a Link Between Worlds uscito lo scorso anno, piuttosto diverso. Anche la parte inferiore, come avete visto, è dorata, mentre all'interno la console è completamente nera. Forse questo ci delude un po', ci sarebbe piaciuto vedere magari qualche dettaglio dorato, comunque personalizzato, che possa distinguere la console dalle versioni standard del 3DS XL, un po' come era stato all'epoca col 3DS dedicato a Ocarina of Time, oppure lo stesso 3DS XL dedicato a Link Between Worlds. Gli schermi sono piuttosto grandi, hanno le stesse dimensioni del 3DS XL precedente. E ora lo confronteremo con sia il 3DS XL standard sia con il 3DS, il New 3DS che abbiamo a disposizione. Vedete sullo sfondo le due console con cui andremo a fare il confronto. Ecco qui. Come vedete, ovviamente le differenze sui colori, la disposizione dei pulsanti, gli schermi sono esattamente uguali. Dobbiamo dire però che lo schermo e soprattutto l'effetto 3D del New 3DS XL è decisamente migliore. Il 3DS stabile così o ultra stabile, così come pubblicizzato da Nintendo, è realmente molto molto efficace. La differenza è davvero notevole. Quando si gioca è decisamente molto molto più confortevole. Vediamo ora le differenze con il New 3DS standard. Le differenze sono minime rispetto a quelle che c'erano tra il 3DS e il 3DS XL, in considerazione del fatto che l'edizione standard del New 3DS ha degli schermi leggermente più grandi rispetto alla vecchia edizione. Ecco qui. Secondo noi questa volta la scelta sarà un po' più difficile tra le due console, mentre prima all'uscita del New 3DS XL tutti si orientavano verso quest'ultimo. Oggi invece la differenza tra gli schermi leggermente inferiore, il fatto sulle personalizzazioni del New 3DS standard potrebbe invece portare a preferire la versione più piccola.